selezione di volumi che vuole introdurre alla conoscenza della sezione antica della Biblioteca di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano. Un nucleo di libri che è testimonianza di tutti i principali protagonisti e delle opere più significative per le scienze della Terra al XVII e XIX secolo. Un viaggio per immagini, tra antiche e preziose edizioni, spesso corredate da splendide illustrazioni estremamente dettagliate. Luigi Bossi, nel 1817, stese una sorta di nomenclatore alfabetico in italiano di termini geologici e mineralogici. Barthélemy Fauché de Saint-Fond, professore al Museo Nazionale di Storia Naturale di Francia, collaborò alla nota Histoire naturelle di Buffon per la parte geologica. Francesco Serrao. Nel 1737 si verificò un'eruzione effusiva esplosiva del Vesuvio di particolare intensità. La lava invase parte di Torre del Greco e ci furono crolli anche a Napoli. Una splendida immagine dalla vana speculazione disingannata dal senso. Agostino Scilla collezionò una gran quantità di fossili provenienti dalle colline attorno a Messina e dalla vicina Calabria, pubblicando un'opera in cui li descriveva e discuteva della loro origine, un'opera che include ben 29 tavole incise realizzate su disegni dello stesso autore. Nel corso del Settecento, il diluvio universale era tra le spiegazioni più in voga per giustificare la presenza di fossili marini su rilievi montani. In quest'opera, Vallis Neri proporrà invece la tesi di una serie di inondazioni e trasformazioni geologiche che avrebbero fatto emergere terre precedentemente sommerse. Anche l'origine delle sorgenti era oggetto di disquisizioni e ipotesi varie. Il Trattato di Vallis Neri esponeva con semplicità e chiarezza come tutte le sorgenti vengono alimentate dall'acqua piovana o dalla fusione delle nevi e dei ghiacciai. Anton Lazzaro Moro, nella sua opera del 1740, ipotizza che alcune isole e montagne si siano sollevate a seguito di fenomeni vulcanici dal livello del mare. Distingue inoltre per la prima volta i sistemi montuosi in primari, prodotti da eruzioni vulcaniche, e secondari, composti invece di strati e formatisi per sovrapposizioni di materiale eruttato. Giovanni Giacomo Spada, parroco di Gressana, interessato agli studi naturalistici, lo Spada raccolse una collezione di fossili provenienti dalla zona del Veronese, che illustrò nelle sue pubblicazioni. Le famose dissertazioni di Domenico Testa sui celebri fossili rinvenuti nei depositi della zona di Bolca, i più importanti al mondo per quantità di specie e per il loro perfetto grado di conservazione, un tesoro paleontologico veronese di straordinaria bellezza.
Giovanni Bianchi, grazie all'osservazione diretta delle maree e dei detriti, lasciate sulla spiaggia litorale di Rimini, identificò e descrisse alcune specie di foraminiferi fino ad allora poco conosciute. E ancora William Martin, la prima e fondamentale opera sullo studio dei fossili pubblicata in lingua inglese, corredata anche in questo caso per la prima volta da immagini a colori. William Wood, una lista di tutte le conchiglie allora note. L'opera include 2300 illustrazioni e fu arricchita nel 1828 da un supplement che aggiungeva altre 480 specie a quelle già censite. Ed infine, un'opera del 1610 di Francesco Imperato, il cui testo è accompagnato da moltissime illustrazioni e che avrebbe dovuto garantire all'autore l'ingresso nella prestigiosa Accademia dei Lincei, cosa che tuttavia non avvenne nonostante le positive reazioni del fondatore stesso dell'Accademia, Federico Cesi. Il catalogo della mostra, con un più ampio numero di opere e tutti i testi completi, è liberamente disponibile sul blog della Biblioteca di Scienze della Terra.